Dipende ovviamente dal tipo di famiglia, quindi se già la famiglia è una famiglia, chiamiamola efficace, quindi non ci sono delle grosse difficoltà, ci possono essere ovviamente delle ripercussioni perché comunque per il bambino la sua stabilità di un genitore da una parte e dall'altra cambia, ma di solito sono cose che si possono poi in poco tempo rimarginare, mentre in una famiglia in cui c'è una grossa conflittualità il bambino viene purtroppo viene messo in mezzo e spesso rischia di essere l'arma per essere conteso tra una parte o l'altra, a seconda ovviamente di chi è più bravo a tirare fuori le proprie motivazioni. Quali ferite si porta dietro un bambino dalla separazione dei genitori? Dipende molto ovviamente dalla capacità di questi genitori di riuscire, nonostante ovviamente la loro crisi, a vedersi sempre come genitori di quel bambino, quindi la loro capacità genitoriale deve rimanere e deve essere esercitata, e questo appunto sancito dalla legge è una cosa importante. La difficoltà è di questi genitori comunque di comunicare in modo chiaro, efficace, valido, in modo che poi il bambino possa comunque avere i suoi punti di riferimento, che sono sempre la mamma e il papà, anche se vivono magari in due case separate.